Sono 14 distribuiti sulla terraferma, ma anche sulle due isole. Si tratta degli ambulatori di comunità presentati in mattinata all'interno dell'ospedale Goretti dalla ASL di Latina. Di cosa si tratta? Ambulatori infermieristici, dedicati alla presa in carico di pazienti attraverso la continuità tra ospedale e servizi sociali, l'erogazione di prestazioni infermieristiche ed un punto di ascolto per l'orientamento e l'accessibilità ai servizi sanitari. Crediamo molto nello sviluppo che debba avere l'assistenza territoriale in favore dei cittadini con disabilità complessa, cittadini fragili e cittadini comunque con patologie croniche. Sono queste le persone cui noi dobbiamo dare delle risposte affinché migliori la loro qualità della vita e il domicilio diventi il primo loro luogo di cura. Aprilia, Cisterna, Latina, Terracina, Gaeta, Priverno, Sezze, Minturno, Ponza, Ventotene, Pontini, Sabaudia, Fondi e Cori. E non finisce qui, perché le sedi aumenteranno. I nostri ambulatori infermieristici di comunità si troveranno all'interno delle case di comunità e in stretta integrazione con le centrali operative territoriali, queste centrali che dovranno creare una rete di risposta ai bisogni dei cittadini. Quindi questa è la direzione nella quale stiamo lavorando e abbiamo iniziato a farlo in modo attivo. Medicazioni, rimozioni punti e tutte le altre prestazioni a bassa intensità, ma soprattutto la presa in carico dei pazienti cronici. È questo l'unico modo per svuotare il pronto soccorso. Sì. E togliamo il 70% dei cronici a cui ogni tanto punge la patologia, che è cronica però si riacutizza, li possiamo anticipare queste riacutizzazioni, li possiamo seguire a casa, il pronto soccorso sicuramente diventa un luogo straordinariamente efficace e quindi anche di più di qualità e di meno attesa per i pazienti che hanno veramente bisogno di cura. Ma come si accederà a questi ambulatori? In due modi. Attraverso l'impulso della COT, della Centrale Operativa Territoriale, che dà all'ambulatorio di comunità il fascicolo del paziente da prendere in carico. Per quanto riguarda invece le attività prestazionali, si accede normalmente, come succede adesso, con l'impegnativa del medico curante, dello specialista, che richiede una prestazione in ambulatorio infermieristico e quindi c'è un passaggio attraverso il CUP.